Signor Questore, un derby che ci riporta un po' a immagini del passato, un derby a porte chiuse, lontano da questa regione. È davvero, insomma, la sconfitta del calcio e dello sport? Beh, io non la metterei dal punto di vista della sconfitta. Noi dobbiamo guardare la realtà, tutti, dai presidenti delle società alle due comunità, sapevano e sanno che è una partita allo Stato. Io la considero impossibile e i fatti ci hanno dato dimostrazione della realtà. Se in una partita a porte chiuse del 5 agosto di Coppa Italia ci sono stati 15 arresti con una partita a porte chiuse e 30 DASPO, significa un problema c'è. Se domenica scorsa per una partita con i leccesi, voglio dire, ci sono stati incidenti dove degli agenti sono rimasti feriti, dove abbiamo dovuto fare 54 DASPO ai leccesi, ma dove in ogni caso nemmeno la tesi della provocazione c'è, perché i leccesi si sono assunti le responsabilità e saranno adeguatamente sanzionati per questo, ma nessuno autorizza a scendere dalla curva e cercare il contatto con i tifosi sapendo che in mezzo ci sono le forze di polizia. Per cui da questo punto di vista io ho fatto di tutto insieme al prefetto, che ha fatto un provvedimento per garantire la diretta RAI anche per ragioni di ordine pubblico, perché tenere voglio dire viva l'attenzione dei tifosi che vogliono vedere la partita, abbiamo meno persone sul territorio. Ma il vero invito che io rivolgo a tutti, rivolgo alle tifoserie locali di entrambe, con cui io voglio dire dico che ci sono degli zoccoli duri in queste due tifoserie, ma la gran parte delle tifoserie deve lavorare, anche i presidenti delle società devono creare le condizioni perché queste due tifoserie si possano avvicinare con una proposta e un progetto innovativo, e bisogna lavorare per questo, perché da parte delle istituzioni non c'è alcuna, voglio dire, resistenza a permettere. Io non godo del fatto di aver richiesto all'osservatorio di non far giocare questa partita, perché io mi calo nella realtà, ma anche le tifoserie devono dare dimostrazioni, i presidenti devono dare dimostrazioni di un progetto serio, concreto, avvicinamento delle due comunità, delle due tifoserie e delle comunità, riuscire a cancellare storie di atavica irrazionale rivalità tra le comunità e le tifoserie. Se voglio dire, le società fanno uno sforzo in questo senso e creano le condizioni con un progetto sostenibile, reale, concreto, di avvicinamento delle due tifoserie, l'apertura delle istituzioni è massima. Allo stato attuale noi abbiamo più episodi estremamente negativi che positivi. Se si attiva un circuito virtuoso, siano certi il presidente della società e anche la parte sana, che è la stragrande maggioranza della parte sana delle due tifoserie, che c'è una piena apertura. Noi non godiamo del fatto di non far giocare per togliere qualcosa alle comunità locali, ma le comunità locali e i rappresentanti legali delle società facciano uno sforzo in più per creare un progetto di avvicinamento delle tifoserie. Voglio dire, immaginerei, sognerei un gemellaggio, un inizio di gemellaggio tra le due tifoserie. Questo credo che sia un percorso utile, vantaggioso ed efficace. C'è la gara di ritorno per questo? Io parlo proprio per questo, voglio dire, allo stato attuale, con quello che c'è, la gara di ritorno ha le stesse caratteristiche, stessi profili di rischio di questa, anzi, voglio dire, ci sarebbe poi una discriminazione. Proprio per questo dico, e lo dico con la massima sincerità, con la massima trasparenza, se in questo periodo, prima della gara di ritorno, si utilizza bene, si prende coscienza da parte dei titolari delle società, perché oggi guardi, tutto il sistema della testa del tifoso si basa molto sulla responsabilità e sulla capacità delle società di poter fidelizzare i tifosi. Questo è il vero problema. Lo dico con la massima sincerità, se questa capacità si estrinseca in atti concreti, con un progetto di avvicinamento delle due tifoserie, almeno della stragrande maggioranza delle due tifoserie, perché le stesse tifoserie, per tutelare i propri diritti e il proprio diritto ad assistere alla cosa, facciano qualcosa di positivo, si riavvicinino, stemperino quel atavico livello di rivalità che purtroppo esiste ed è documentato dagli incidenti, voglio dire, ci potrebbero essere le condizioni per un'apertura e le condizioni che stabilmente, finalmente, le due comunità sportive possono assistere
dignitosamente, decorosamente e in tranquillità e in sicurezza a una competizione calcistica. Beh, proprio in diretta ce la fai? No. Quello che prendi. Mo' in diretta.